rimastasso. Che c'è questo? Oh, la sapete la storia, no? Di Fame, cioè praticamente all'inizio Amici di Maria De Filippi si chiamava Fame. Certo. Poi l'hanno, se non sbaglio, l'hanno tipo citata in giudizio perché ha usato il marchio senza chiedere il permesso. Perché si chiamava Saranno Famosi all'inizio. Saranno Famosi, esatto. E c'era questa come colonna sonora. No, scusate, stavo guardando Leone. E dicevo, cazzo, ma chi assomiglia? Chi assomiglia? È la bambola di Sole Enigmista, guarda. Cosa stai dicendo? Guarda, ammazzo, Leone è uguale, così, identico. Ma che cazzo vuoi? Vuoi. Dai, che su, vuoi? Che cazzo vuoi? Ah, dai, veloce. Sono venuto qua per te. Benissimo, certo. Cosa sì. Mi fai dire? Niente, chi t'è morto? Guarda che quando ti levava la voce, comunque non si capiva come adesso. Era un'alternativa alla balbuzia. Dai, quindi ragazzi, poi sì, certo. Voglio dire, ragazzi, sì, che vi dovete un po' preoccupare, perché ieri sera è successa una notte in televisione dove voi non avete visto un cazzo. Sì. Hai capito? Quindi vi dovete preoccupare che da tra un mese, sì, tra sì, un mese, apri tutti. Ma poverino ragazzi, ma spariamogli come si fa i cavalli quando sono zoppi, per favore. Ma perché parlate solo di me? Cioè, allora io devo essere sincero, Leo, visto da vicino così, mi stavo chiedendo una cosa. Ma di solito quando si invecchia vengono i capelli bianchi, le rughe. Perché ti si riduce la bocca e si ingrandisce? No, la bocca mia è grandissima. Cioè, ma io dico, ma scusa, Paolo, scusami un secondo, una domanda che pongo io, no? Ma tutti sti ubriachi che sono in giro alla guida di macchine pesanti, ma perché non sbandate mai nella via giusta e seccate le cose giuste? A Leone di Lernia, dici tu. Ma una sbandatina, cosa ci vuole? Ma stai scherzando, mazzo. Leo, tu purtroppo sai cos'è? Che stai sul cazzo anche al Signore, non ti vuole nemmeno lui, ma quindi tu vivrai in eterno. Ma il Signore, a me mi vuole bene il Signore, domandi come lo dico io. Sai che io sono arrivato alla consapevolezza che secondo me contro di te ci vuole solo un vaccino. Un vaccino del sordo. Possiamo salvarci solo con un vaccino. E comunque sei un grande truffatore, sai perché? Perché sono truffatore? Perché tu deludi i bambini, perché tutti si aspettano che dietro di te ci sia un parco giochi. Ma sono due rombacazzi, ma so, a Roma ne vado adesso, mi devono rompere i coglioni. Ho un'idea, Leo. Perché non ti fai ricavare un buco al posto della faccia e i bambini salgono sullo sgabellino e si fanno come ve la godete voi tu con questa faccia di cazzo, eh? Vabbè, senti Leo, grazie mille. Ma per raccontare una cosa, si può raccontare ma cosa devi raccontare? Ma cosa devi raccontare? Stavo dicendo che ieri è successa una notte in televisione che fra un mese apriranno tutti i casini, ma so, apriranno le prostitute, andranno via da mezzo alle strade, andranno nei casini. Ma dove? Chi? Hai sentito in televisione? Poverino, ma che dove? Quale televisione? Sono 1300 qua. Sfuma tutto per favore, grazie, perfetto, così ecco, leva tutto dai coglioni, lascialo parlare, perfetto. E da un asciugone all'altro, ci colleghiamo con l'asciugone palanca.